Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Qui è Mr. Skilltech che oggi, dopo tanto tempo, siamo ritornati a fare video. Quello che vi porto oggi è un tutorial su come eseguire una scansione antivirus utilizzando solamente il prompt dei comandi. Vediamo subito come fare. Per iniziare andiamo a cliccare sul tasto destro e nuovamente sul tasto destro in corrispondenza di prompt e comandi e clicchiamo su Esegui come amministratore. Clicchiamo su Sì. Nel caso abbiate Windows 10, quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui Start e scrivere CMD e cliccare invio in corrispondenza del consigliato, che sarà ovviamente il prompt dei comandi. A questo punto andiamo a inserire la stringa che vi lascerò in descrizione, che è SFC Scan Now. A questo punto inizierà l'analisi del sistema. E questa stringa serve a fare in modo che il computer vada a ricercare i file di sistema alla ricerca di eventuali virus che ne compromettono il buon funzionamento e comunque alla ricerca di errori nei file di sistema, appunto. Ovviamente dobbiamo eseguire sempre come amministratore il programma, altrimenti il prompt dei comandi non ci darà l'autorizzazione e per eseguire questo comando. Ovviamente questa procedura è molto lunga e alla fine della procedura, se il vostro sistema è a posto, non c'è nulla da fare, basta che chiudete il prompt dei comandi con le X, altrimenti andremo a vedere successivamente come eliminare i virus utilizzando sempre il prompt dei comandi. Grazie a tutti e al prossimo video!